Io, Gian Grazio di Rutigliano, decido di scherzare con i simpatici amici del programma Aspunzel, ridendo e divertendo, con simpatia e armonia, senza offendere e senza usare parole volgari, che possono turbare la vita altrui. Inoltre, gli amici possono fare domande scherzose senza che io mi possa offendere, lo giuro. Ecco la spunzala. Prima di tutto, chiamiamo un futuro vice Seneca, vice Seneca, c'è UEF? Oh, sei così generoso, no? Sì, io sono sudare ancora. Deve sudare. Siamo ancora allo start-up, no? Al punto di partenza. Ah, ma non mi fate strada per arrivare a quello che tu dici. Lo prendo come augurio, come buon auspicio, va. Questo sì. Prima di tutto. Dicimo tutto. Vuoi essere Seneca o una vuoi essere Seneca? Voglio essere sindaco per poter contribuire al mio paese. Se dagli la fare c'è mezzo in mare. Sono convinto che è opportuno e necessario dedicarsi anche al proprio paese. C'è il momento del dedicare alla famiglia, al lavoro, ma c'è anche il momento di dedicare al sociale. Il sociale che in questi anni abbiamo portato avanti, l'impegno sociale, lo portiamo anche in altri contesti istituzionali per poter amplificare quello che di fatto abbiamo fatto sino ad oggi. Non ci credo, eh? Non ci credo proprio. Comunque. È mica malato, ma secondo te, sì. Seneca Stemu ha fatto cosa buona o no? E questo bisogna chiederlo alle persone. Io sono domandando il secondo te. Che si può fare meglio? Si può fare sempre meglio. Ma tra dire il fare c'è di mezzo il male. E come vesti che ha fatto, che ha successo fino a ora? Ma adesso modo punta la sapa su da dove? Ma quella è un'invenzione, è un'isola. E mica, mica tutti i porti hanno l'isola. Molti vari beach. Vuoi mettere un'isola in mezzo di qua? Per le prossime amici di. Però una cosa principale. Dove abiti tu, scusami? Mola. Dove? Via Martino Colonna. Aspetta, cacchio. Questa è un po' nevata, andare a l'abbiamo persa. Già vuoi dire che abito da un'altra parte del paese, questo che vuoi dire? Che abito in un altro... che non mi considerate più molese? No, no. Io sono molese stesso. No, anche se c'è no, cacchio più parte. Un passaggio alla veglia, chiunque. Ma io sono lo stesso molese. Non preoccuparti, sono notare. Come me, stiamo facendo i corsi di nuoto, tutti quelli della Contrada Trinità, e impareremo ad attraversare pure questo. No, però magari, ma che era Zunze? Ah, che sei buono, Che sei roba buona. Pane e cipolla, fa bene. Salute e un mazziverme. Mazziverme. Scetta la pancia, non me la so. C'è un peccato. Però c'avevo. Ma non è parente tra Tagliette, Siamo uguali? Una domanda seria, Gian Grazio. I mutanti c'ha Clorson. Ne andò alla curta, Me lo ricordo, quelle di stamattina. Certo, sono bianche. Candide. Ma tu, quando sarai... Di gene. Quando sarai lì, lassù. Sì, senza mutanti. Sono tutte... Io parlo del comune. Sarai candido. Ce la faremo, resisteremo, certo, è l'impegno. E l'impegno è certo a fare bene. Se ci impegniamo ad andare in politica e dedicare il nostro tempo per la politica, dobbiamo farlo in maniera seria. Non possiamo, come dire, rovinarci la faccia, come si dice a Moll, solo perché dobbiamo accontentare qualcuno. No, noi abbiamo l'obbligo morale nei nostri confronti, nei confronti dei cittadini che vengono fuori da un momento difficile, è stato un quinquennio difficile questo, di fare bene, senza lasciarci condizionare. Ma c'è ancora, ce la so portare dopo. Secondo te. Troppo serio? Non è giusto, porterete la sponzella. È giusto. E drizzeremo il tiro. Cioè, succede? No, non è in realtà, se... Non preoccupare, voi gli amici mi porteranno la sponzella e mi faranno capire. Qua stai sbagliando, qua stai facendo bene. Giusto. E con il vostro aiuto faremo bene. Sono convinto. Forse loro, il vostro, gli amici. L'apice della tua carriera politica. Qual è stato? Spero che di vederlo ancora l'apice. Ah, meno male, va. Ma siamo ancora alla linea di partenza, va.
La speranza è ultima a morire, dicevo qualcuno. Certo, nutriamo la speranza. Se poi i nostri concittadini vorranno sostenermi in questo impegno, li ringraziamo. Chi di speranza vive, di speranza muore. Ma è questa buccia. A volte stava la Colecresta. Ma Colecresta sono ancora surgiva. Sì, che... ma pure Cresta sono asciuta, ha detto. No, è proprio come una cicchiola con la Cresta. È su petrolio da sotto. E va bene, ci hanno fatto un omaggio, come dire, petrolifero. Di scarica? Io consegno simbolo. Allora, quella discarica mi ha fatta io. Ah, c'è stata PIS. Sulla discarica? No, che discarica? No, che discarica? Stava a Ponticino. Ah, sì, la sua veste quella cosa. Avete fatto un bel servizio. Consegne simbolicamente a Spunzele buona al nostro Giancarlo. E io non che posso... cipolle per buono i fritti, eh? No, con le fritte, ma questo anche col pane e cipolle, un bel panino e ci mangia patelle che cozze, facciamo una salata se era pulita, guarda, la mangiavo anche. E io vi ringrazio perché la gradisco. Le cipolle sono un prodotto del nostro territorio, la Spunzele è proprio, cioè è molese, è il simbolo anche dell'agricoltura molese, che ha bisogno di molto aiuto. Michele Pesola, Nicola Nicrive e Gian Grazio, per voi. A Spunzele. A Spunzele. Sì, ciao a tutti. Ciao a tutti, buono.